Dottor Andrea Fabiani, questa mattina è stato presentato il libro che diventerà documentario, Rata da scoprire. Si parte dal progetto, appunto presentato sempre qui a Overtime un anno fa. Ecco, cosa troveremo all'interno di questo documentario? Ma il documentario è la naturale evoluzione di quello che è stata la pubblicazione del libro Rata da scoprire dello scorso anno, una necessità legata al fatto che la possibilità di far conoscere delle storie, dei racconti legati alla vita dei personaggi della storia della maceratese, la necessità appunto di dare diffusione a qualcosa che è difficile da trasferire con nello scritto, diciamo così. Quindi in una società come la nostra, nella quale l'immagine e l'ascolto sono probabilmente più in voga rispetto alla lettura, perché non trasmettere al tifo della maceratese, al tifoso della maceratese e non solo, quella che è la tradizione, quella che è la storia, quella che è la cultura dell'esperienza calcistica biancorossa appunto della maceratese. Quindi doveva essere la naturale evoluzione, lo sarà insomma, della pubblicazione del libro, dal cartaceo si passa al video in un documentario che ha uno stile giornalistico, di intervista, ottenere opinioni, racconti da parte dei protagonisti della storia della maceratese. Ecco, lei personalmente si è occupato di intervistare il presidente Monachesi, uno dei presidenti più importanti della storia della maceratese, e questo è sicuramente un'intervista, un rilascio importante, perché diciamo era da un po' che non si faceva sentire. Sembra che il presidente Monachesi non avesse rilasciato dichiarazioni in merito alla maceratese da diverso tempo. Una stima personale, un'amicizia da parte del presidente, ci ha regalato insomma circa 20 minuti di chiacchierata sulla maceratese, ci ha fatto scoprire dei retroscena sicuramente interessanti e ci ha fatto capire quanto amore, quanto tempo, quanto denaro sia stato speso per il bene del sportivo della Maceratese Calcio, un qualcosa che spesso ci dimentichiamo quando andiamo anche a posteriori a giudicare l'operato insomma di alcuni personaggi che si dedicano al calcio e che permettono al calcio di esistere soprattutto in una dimensione medio-alta come quella della Maceratese. Enrico Maria Scattolini, di solito siamo fianco a fianco in telecronaca, oggi sono io che intervisto te. Rata da scoprire, il libro diventa documentario, tanti spunti interessanti che troveremo appunto all'interno di questo contenuto. Sì, è stata una prosecuzione quasi inevitabile dalla stampa ai podcast, e sono stati evidenziati episodi importanti, ma soprattutto tre interviste significative, quella di Pagliari, Pagliari è ancora in attività, quindi è abbastanza normale che si sottopongano interviste, ma quella del presidente Monachesi fatta al dottor Fabiani e quella della Tardella fatta da me effettivamente rappresentano uno scoop, perché la Tardella non parlava da quando ha ceduto l'attività a settembre del 2016, ha parlato in questa circostanza e è stata puntualizzata la situazione che si è verificata alla fine del campionato del 2015-2016 con i playoff di Pisa e con situazioni che, di cui avrete spiegazione vedendo appunto i podcast. Grazie. Paolo De Felice, anche la sua firma su questo Rata da scoprire, il libro che adesso è diventato anche documentario. Questa mattina è stato presentato Overtime Festival con la presenza di Brando e Turchetto, dunque due testimonianze importanti di un periodo storico che è presente nel libro e che sarà presente anche nel documentario.
Sì, come aborigine abbiamo pensato appunto di incentrare il libro su quei quattro punti fondamentali della storia biancorossa. Gli anni, vabbè, diciamo sarebbero cinque perché se ci mettiamo insieme anche gli anni 40 diventano cinque, comunque gli anni più recenti, i momenti salienti della storia biancorossa sono stati appunto negli anni più recenti, l'epopea Pagliari e Morbiducci, prima ancora l'epopea Turchetto e Dugini, poi l'epoca Monachesi e l'epoca Tardella. Con Pagliari abbiamo coperto il periodo suo, con la Tardella e con Monachesi appunto i periodi di rispettiva competenza. Visto che rimaniamo scoperti appunto per il periodo di Gian Marinaro, abbiamo convocato Turchetto e Dugini, che sono Turchetto e Brando, scusate, che sono stati un po', ecco, due protagonisti, diciamo, di quell'epoca. Turchetto appunto componente della coppia con Dugini e Brando, diciamo, ha giocato nella Macertese 4 anni successivamente. Quindi in questo modo abbiamo cercato di coprire bene o male, insomma, l'intero arco, insomma, della storia biancorossa, chiaramente appunto focalizzandoci soltanto sui momenti salienti e sui quattro periodi che hanno regalato maggiori soddisfazioni ai tifosi. Ecco, tu personalmente insieme a Enrico hai curato l'intervista a mister Pagliari ricordando quello storico derby vinto con la Civitanovese. Sì, è stato sicuramente il momento di maggior coinvolgimento popolare che la Maceratese è riuscita a realizzare, anche se io non ero presente perché gli anni 60 ancora non seguivo la Maceratese perché ero troppo piccolo, però vedo nelle foto che anche derby con l'Ancona, con l'Ascoli, vedo appunto una foto con stadio gremito, quindi diciamo, però chiaramente il culmine è stato quello del derby con la Civitanovese con 12.000 presenze. Anche Pagliari ricorda con grande trasporto, ecco, quella partita. In quella squadra c'erano altri giocatori molto valorosi, molto, molto valenti, che magari vengono un po' lasciati in secondo piano, come Lele Smeraldi, come Giancarlo Faustinella, Rufo. Insomma, era una squadra ben costruita, che magari prendeva qualche gol di troppo, ma ovviamente poi riusciva a compensarli con il grande talento di Pagliari Morbiducci. Ecco, purtroppo la Maceratese, insomma, al momento non è più in quelle categorie e non regala più quelle soddisfazioni, però il coinvolgimento popolare vedo che quest'anno si è ricreato e quindi sarebbe un vero peccato mandare, diciamo, a gettare alle ortiche, insomma, quello che faticosamente si sta ricostruendo. Vediamo quello che ci riserveranno le future giornate. Presente anche l'avvocato Nascimbeni questa mattina ad Overtime Festival, si è parlato di Maceratese, una storia infinita, saremmo potuti stare ore qui a parlare di Maceratese. Eh beh sì, insomma, la Maceratese è nel cuore di tutti i cittadini, perché voi sapete benissimo che al di là delle presenze allo stadio, che fra l'altro quest'anno sono molto numerose, mi fa molto piacere, ma non c'è circolo o bar dove non si parli di Maceratese, anche non andando allo stadio. Quindi Maceratese è nel cuore perché è stata sempre vista come un emblema della città. È un onore della città, sia nel bene che nel male.